Buonasera e benvenuti alla terza edizione del TG Scuola News, prodotto dalla Garrone Press Agency. In occasione del rientro scolastico abbiamo intervistato due studenti dell'istituto. Ecco a voi il servizio. Come ti chiami? Michael. Antonella. Che scuola frequenti? L'istituto Garrone. L'istituto Nicola Garrone di Barletta. Quale indirizzo hai scelto? Grafica per la comunicazione visiva e web. Il liceo. Al secondo anno poi sceglierò un indirizzo tra design, grafica e architettura ambientale. Il motivo per cui hai scelto l'indirizzo? Perché mi piaceva la fotografia e la grafica. E perché mi piace disegnare. Niente, questo. Aspettative del primo giorno di scuola? Rivedere gli amici, vedere i professori nuovi. Spero che non incomincino con le spiegazioni, compiti e niente. Did o presenza? Presenza perché c'è più contatto visivo. Presenza, mi piace più stare con, cioè, in compagnia, amici di banco, di classe. Le tue materie preferite? Inglese e grafica. Storia dell'arte e inglese. Quale sarà il tuo obiettivo nell'ambito grafico e fotografico? Lavorare per l'ambito grafico e fotografico. Ma voi mi fate domande che io, cioè, neanche il pomeriggio mentre... Quali competenze pensi di aver maturato durante i tuoi anni nel liceo artistico? Beh, al momento devo frequentare il secondo anno, quindi, cioè, insomma, a Z. Dimmi una frase in inglese. My name is Michael. Hello guys. Artisti musicali preferiti? Adele e Katy Perry. Bruno Mars e Maroon 5. Serie TV preferite? Ratchet. Guardo anime giapponesi, però Loki, dai, va bene. Un saluto ai nostri follower. Ciao. Ciao. Proseguiamo con un video realizzato dagli studenti dell'Istituto Garrone che hanno condiviso con noi il loro primo giorno di scuola. Stay with me. Mayonaka no doa tadaki. Kaeranai de to naita. Ano kisetsu ga ima me no mae. Stay with me. Kuchiguse wo inagara. Prima giornata di scuola. Si parte. Si va. Arrivati!
Introduciamo adesso un'intervista che il preside Antonio Di Vicaro ha rilasciato con le sue aspettative ed i suoi auspici per il nuovo anno scolastico. Buonasera, abbiamo il piacere di avere con noi il preside dell'Istituto Garrone di Barletta, il professor Di Vicaro. Preside, quali aspettative avete per quest'anno e come si è preparata la scuola? Le aspettative non possono che essere positive perché la parola d'ordine di quest'anno è rientro in presenza e quindi ogni scuola si è attrezzata con i suoi protocolli di sicurezza, con le misure per il contenimento del contagio. Voi sapete benissimo, perché vi è stato illustrato nei primi giorni di lezione, quali sono i comportamenti che dovete avere. Fortunatamente quest'anno partiamo con una situazione di gran lunga migliore rispetto all'anno precedente, quindi queste aspettative, diciamo, positive sono basate sulla ragione. E tutto è dovuto al discorso dei vaccini. Sapete che la campagna vaccinale ha prodotto una situazione di relativa tranquillità. Io mi auguro che anche gli studenti siano stati sensibili alla campagna che è stata svolta sia dalla regione sia dalle ASL e, se ci consentite, anche dalle istituzioni scolastiche, invitando gli studenti, chiaramente stiamo parlando delle fasce di età superiori ai 12 anni, a diciamo effettuare il vaccino in modo che si abbatte la soglia di rischio. E quindi il rispetto delle misure indicate nel protocollo e il vaccino, io credo che ci consentiranno un anno più tranquillo. Ha paura che si possa tornare in DID? Certo, questo è un timore che è basato sul fatto che i dati statistici e le evidenze, in particolare gli esiti delle prove INVASI, ci hanno dimostrato che la didattica a distanza ha determinato un abbassamento delle prestazioni degli studenti. Quindi la nostra preoccupazione, visto che noi ci occupiamo di istruzione, di formazione e di educazione, e la nostra preoccupazione è che un ritorno alla didattica a distanza determini un consolidamento di quei risultati negativi che in particolare le regioni meridionali come la Puglia hanno conseguito. Per evitare questo dobbiamo essere rispettosi del protocollo e consapevoli che l'attenzione di ciascuno, la cura all'osservanza delle norme che noi ci siamo imposti per contenere il contagio, sia tale da consentire proprio una didattica in presenza tutto l'anno. Questo è l'augurio che io faccio ai miei studenti, a tutto il personale che peraltro è vaccinato, come ci viene certificato quotidianamente da un portale del Ministero, e quindi con queste premesse io mi auguro che l'anno possa essere veramente un anno tranquillo, sereno, di lavoro in presenza. Se in una classe tutti gli studenti fossero immunizzati, potrebbero secondo lei togliere la mascherina? Sì, io credo che, diciamo, questo era una previsione contenuta nei documenti che sono stati prodotti quest'estate, ed era la possibilità che in presenza di una classe che contiene studenti tutti vaccinati si possa eliminare il dispositivo di sicurezza della mascherina. E qualche problema potrebbe sorgere dal tracciamento degli studenti, cioè del Green Pass, cosiddetto Green Pass, che poi è la certificazione verde che attesta il possesso di una situazione tale da abbattere il rischio, qual è quello della vaccinazione. Quindi su questo noi aspettiamo delle disposizioni dal Ministero, dalla Regione, ma in ogni caso siamo attrezzati, perché per quanto concerne il personale dipendente non abbiamo più la necessità della lettura del Green Pass ogni volta che c'è l'ingresso di un dipendente. Per quanto concerne i vostri genitori e gli estranei in generale, il Green Pass deve essere letto al fine che venga consentito l'accesso. Per quanto riguarda gli studenti è necessario avere delle disposizioni per eventualmente avere questo controllo, perché come sapete il Green Pass non è un certificato statico ma è un certificato dinamico, si evolve nel tempo e il tracciamento di questa evoluzione non è ancora consentito alle scuole, per cui c'è la necessità di andarlo a leggere quotidianamente. Arriveranno delle disposizioni nel caso ci sarà consentito di leggere il Green Pass degli studenti, alcune classi
potranno anche, diciamo, togliere questo dispositivo. Però io questa la vedo una situazione dei prossimi mesi. Per il momento cerchiamo di essere tutti con le mascherine e di affrontare questa prima parte dell'anno scolastico. Ogni giorno che guadagniamo alla presenza è un giorno in più di incoraggiamento per quel famoso ritorno alla normalità che tutti noi e tutti voi sognate. Per questa edizione del TG è tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.